Buonasera, bentrovati a una nuova puntata di Women All Sports, l'appuntamento che ormai sapete è Milano News dedica allo sport al femminile. La puntata di oggi è un po' particolare perché non parliamo di sport in quanto sport, cioè non parliamo solo di sport, parliamo di sport inserito in vari altri contesti, inserito nel contesto dell'attivismo e in particolare dell'attivismo in qualche modo ambientale. E per aiutarci a parlare di sport con questa declinazione così particolare abbiamo in collegamento con noi Paola Gianotti, che non saprei nemmeno io come descrivere, nel senso che quando abbiamo dovuto fare i sottopancia non riuscivamo a farci stare tutto. Come ti definiamo, Paola? Buongiorno. Buonasera. Buongiorno, buongiorno a voi. Bella domanda. Beh, sicuramente è ultraciclista, come mi definiscono in tanti, o ciclista estrema, dipende dalle imprese fatte. E poi sono una coach, una speaker motivazionale e una scrittrice. Ma soprattutto una sognatrice. Ecco, partiamo dal ciclismo. Come ti avvicini tu al ciclismo e che cosa vuol dire ciclismo estremo? Io mi avvicino al ciclismo tardi nella mia vita, quindi non ho iniziato quando ero piccola, ma a un certo punto nel 2013 ho deciso di cambiare totalmente la mia vita prendendo la bicicletta e facendo il giro del mondo per battere il Guinness World Record come donna più veloce ad aver circumnavigato il globo in bici. E non avevi mai preso la bici prima, cioè pronti via giro del mondo? Praticamente sì, avevo pedalato pochissimo e diciamo che sono sempre stata una grande sportiva fin da quando sono piccola, una grande viaggiatrice, ma il ciclismo non ha mai fatto parte così tanto della mia vita e avevo semplicemente fatto delle gare di triathlon negli ultimi anni, nel 2012, nel 2013, e la frazione di bicicletta era quella che è la frazione centrale, quindi c'è prima nuoto, poi la bicicletta e poi la corsa, era quella che mi piaceva di più. Soprattutto quello che mi piaceva del ciclismo era il fatto che nei miei lunghi viaggi avevo sempre visto tantissime persone girare il mondo con le loro borse e vedere il mondo attraverso la bici, quindi sfidando se stessi perché la bici è sfida, ma anche vedendo e riuscendo a viaggiare perché la bici ti permette di fare lunghi chilometraggi. E quindi dicevamo pronti via, il giro del mondo, che ricordo hai di quell'esperienza, anche perché era la tua prima vera e propria esperienza solo con il ciclismo, a quanto ho capito? Sì, beh, sicuramente l'esperienza della vita con la E maiuscola, e di ricordi ne ho tantissimi, ho mille cartoline in testa dall'aver pedalato nel deserto sotto le stelle del deserto di Atacama, all'attraversamento dei canguri quando ho pedalato in Australia, piuttosto che i bambini che mi venivano a battere il 5 nelle strade di Bangkok. Quindi sicuramente ho un ricordo di questo giro del mondo come una grande impresa sportiva, ma soprattutto sociale e umana, che mi ha anche fatto capire che, insomma, se abbiamo in testa un obiettivo, per quanto grande sia, lo possiamo raggiungere. Ecco, e quando tu sei tornata da questo viaggio, che tra l'altro ti chiedo anche quanto è durato, visto che hai battuto un Guinness World Record, insomma. È durato 144 giorni, quindi 5 mesi, e 5 mesi sempre in sella, più o meno dalle 12 alle 14 ore al giorno. Con tappe di media quanti chilometri facevi? 220-240. Mamma mia. E quando tu, dopo questi quasi 5 mesi, torni a casa, cosa pensi di fare? Perché, come mi raccontavi prima, magari ti chiedo di approfondirlo meglio, tu hai stravolto un po' la tua vita attorno al 2013. Assolutamente, quando sono poi rientrata a casa dopo un'esperienza di questo genere, chiaramente non potevo più tornare alla vita precedente, anche perché avevo scelto apposta di fare questa sfida proprio per cambiare vita. E quindi quando sono rientrata ho intrapreso un percorso completamente diverso, nel senso che ho subito scritto il mio primo libro, Sognando l'infinito, dove ho buttato dentro tutte le emozioni del viaggio appena concluso. E poi l'anno successivo ho attraversato la Russia, da Mosca fino a Vladivostok, in un contesto di gara lungo tutto il tracciato della Transiberiana. Nel 2016 sono stata testimonial per la RAI, che ha candidato la bicicletta come premio Nobel alla pace, e quindi ho portato le firme di questa candidatura da Milano fino a Oslo, sempre insieme agli amici di Caterpillar.
E, nello stesso anno ho iniziato a coniugare le mie imprese sportive e delle imprese solidali, quindi danno un aspetto anche sociale. Infatti proprio nel 2016 ho attraversato i 48 stati degli Stati Uniti in 43 giorni raccogliendo i fondi per acquistare 100 biciclette che ho donato a 100 donne in Uganda. Uh-huh. E l'anno dopo ho attraversato, battendo il mio secondo Guinness World Record, e l'anno dopo ho attraversato il Giappone da nord a sud battendo un terzo record e continuando il progetto per l'Uganda, e poi nel 2018 e nel 2019 ho anticipato tutte le tappe del Giro d'Italia maschile. Uh-huh. Perché sto portando avanti un'importante campagna sul rispetto del ciclista sulla strada, visto che in Italia muore un ciclista al giorno e visto che io durante il Giro del Mondo sono stata investita da una macchina che negli Stati Uniti che mi ha rotto la quinta vertebra cervicale. E quindi questo impegno è molto forte in Italia, e lo scorso anno, no, due anni fa ormai, nel primo lockdown, nel 18 aprile del 2020, ho pedalato 12 ore in casa battendo il quarto record. Uh-huh. E 12 ore consecutive ho raccolto i fondi per acquistare 10.600 mascherine che ho donato a due ospedali piemontesi, insomma, nel momento in cui purtroppo le mascherine non si trovavano. E poi lo scorso anno ho pedalato da Roma fino a Milano col Ministero della Transizione Ecologica per parlare della bicicletta come forma di mobilità sostenibile. Insomma, un palmarès di tutto rispetto. Tra l'altro il tuo accento e qualche citazione ti ha tradito, nel senso che, lo spieghiamo ai nostri ascoltatori, Paola è torinese. E lo spiego a Paola, la nostra televisione ha l'obiettivo di diventare la web TV di Milano, e quindi tendenzialmente noi affrontiamo argomenti di carattere milanese. Abbiamo pensato e abbiamo avuto l'onore di averti in questa puntata perché tu sei arrivata, è vero che sei torinese, ma sei arrivata proprio ieri a Milano, grazie al tuo ultimo progetto. Ce ne vuoi parlare? Assolutamente sì, il mio ultimo progetto, Bike4Tree, è partito il 25 febbraio da Stoccolma per attraversare tutta l'Europa. Uh-huh. E con l'obiettivo di parlare di sostenibilità ambientale attraverso la bicicletta, che è mobilità sostenibile, e attraverso la piantumazione di alberi, perché io mi sono portata dietro 40 piantine che ho donato a diverse persone che ho incontrato lungo il percorso, che mi sono state date dai carabinieri forestali. Uh-huh. E ieri che sono arrivata a Milano ho piantato 100 alberi che sono sempre stati dati dai carabinieri forestali per Millumino di meno, e insieme a 200 bambini al Parco delle Cave di Milano. E quindi è stato un grande arrivo, ho anche donato insieme agli amici di Caterpillar l'albero e ai carabinieri forestali l'albero di Falcone a Sala. Uh-huh. E quindi a Beppe Sala, e quindi diciamo che Milano ce l'ho nel cuore, perché alla fine torno sempre ogni pedalata. Ho fatto Roma-Milano, adesso ho fatto Stoccolma-Milano, sicuramente inventerò qualcos'altro dove tornerò a Milano. E sono contenta soprattutto di essere riuscita a portare queste 100 piante, aver coinvolto le scuole, e questa lunga pedalata di 2200 chilometri è stato proprio un modo per unire l'Europa attraverso le piante, attraverso gli alberi. Ecco, secondo te come si uniscono e dove si uniscono sport e solidarietà o attivismo, per meglio definirlo, come dicevamo prima? Ma secondo me è proprio un'unione assolutamente spontanea, nel senso che lo sport porta alla solidarietà, porta al pensare agli altri, agli aspetti anche più sociali, perché nello sport si è tutti uguali, quindi non ci sono distinzioni sociali tra le persone, e soprattutto nella bicicletta, perché la bicicletta, questo è anche uno dei motivi per cui l'avevamo candidata come premio Nobel alla pace. E lo sport genera automaticamente, secondo me, degli aspetti sociali importanti, e quindi io mi sono resa conto che inizialmente volevo ottenere dei miei traguardi molto personali. Uh-huh. E importanti, però una volta che li ho ottenuti poi ho voluto dedicarmi a qualcos'altro, e attraverso lo sport c'è qualcosa che portasse anche a degli altri obiettivi, e attraverso lo sport questo è venuto quasi in automatico, quindi senza fatica,
perché quando parli di sport le persone comunque ti guardano anche in modo diverso, perché lo sport accomuna un po' tutti, anche chi non è sportivo però apprezza quello, anche la fatica che c'è dietro un grande progetto, un grande obiettivo, e quindi lo sport penso che sia un buon filo conduttore per delle imprese sociali. Tra l'altro la bicicletta, anche se non estrema, anche se non praticata a livelli estremi come fai tu, è una disciplina molto condivisa, cioè è proprio un mezzo di trasporto comunemente utilizzato. E quello che ti vorrei chiedere io adesso, tu sei partita dal Parlamento di Stoccolma per arrivare qui a Milano, al pari del tuo giro del mondo, quali sono le immagini che ti porti dietro? Chi hai incontrato in questo tuo ultimo viaggio? Sicuramente gli incontri più belli sono stati in partenza. Il giorno, il 25 febbraio, ho incontrato Greta Thunberg sotto il Parlamento di Stoccolma, uno dei motivi per cui ho deciso di fare questo lungo viaggio. E insieme a lei, tra l'altro, e con i ragazzi del Friday for Future, siamo andati sotto l'ambasciata russa per una manifestazione pacifica, perché purtroppo in quella giornata lì era proprio iniziata il conflitto. E, però un ricordo di lei come una persona con gli occhi vivi, coraggiosa, e che comunque ha dato tantissimo ai ragazzi e propone, insomma, spinge a cambiare, a lottare per qualcosa in cui si crede. E un altro incontro bellissimo è stato con la moglie del responsabile dell'Accademia Energetica di Samsø, che è un'isola danese, che è una delle isole più green al mondo, e che ci ha raccontato come quest'isola è riuscita a, insomma, diventare quasi carbon free e quindi ad autosostenersi anche a livello energetico. E poi ho incontrato tanti referenti e corrispondenti che mi aspettavano un lungo percorso, quindi persone italiane che vivono in giro per il mondo, ed è sempre bello confrontarsi perché ti raccontano come noi italiani vediamo i paesi stranieri da un punto di vista italiano nel momento in cui ci viviamo. E un altro incontro molto bello è stato a Strasburgo in Parlamento Europeo, dove ho incontrato la vicepresidente del Parlamento Pina Picerno, e anche lei ho donato l'albero di Falcone. Ecco, tu prima mi dicevi che attorno al 2013 hai deciso di cambiare la tua vita. Com'era la tua vita prima del ciclismo? La mia vita prima era la vita di una persona che ha percorso una strada voluta più dagli altri, dalla società e dai canoni sociali, rispetto a quella che avrebbe voluto vivere lei. E quindi io ho preso una laurea in economia un po' voluta dalla famiglia piuttosto che da quello che avrei voluto fare io. Ho iniziato a lavorare a Milano per una grossa società di consulenza finanziaria, ma in un ambito che era assolutamente lontano dai miei valori e dalle mie passioni. E quindi era una persona che nel tempo libero faceva sport estremo e cercava di viaggiare il più possibile, di ricercare se stessa, ma poi nella sua quotidianità era una persona poco serena e poco felice, perché stava facendo qualche cosa che non le apparteneva. Quindi la decisione di prendere la bici e fare il giro del mondo e cambiare vita è stata proprio dettata dal voler essere me stessa, essere la Paola che sono oggi e fare della mia vita quello che avrei voluto. Qual è stato l'elemento scatenante? Te lo ricordi? Cioè, ti sei svegliato un giorno e hai detto: io adesso cambio. Come si fa? E diciamo che non mi sono svegliata una mattina, ho deciso di fare il giro del mondo in bicicletta, anche se non era un sogno da sempre, quindi in realtà quello l'ho deciso proprio nel momento in cui poi ho deciso di farlo. Però sono arrivata da un percorso di consapevolezza durato anni, perché io ho passato dai 20 anni fino ai 30 anni a fare appunto una vita lavorativa e di studio che poco mi apparteneva, e man mano che andavo avanti col tempo mi sono resa conto che nei contesti in cui ero, lavorativo o di studio, non ero appunto contenta di quello che stavo facendo. Quindi sicuramente la chiave è stato quello del capire e essere responsabile di questo aspetto che non mi andava bene. Ma poi soprattutto dopo la consapevolezza c'è il passaggio successivo, che è stato il passaggio di esserne responsabile. Quindi ok, non mi piace quello che faccio, e allora cosa posso fare? Cambio. Come posso cambiare con una sfida così forte, così grande, che poi mi permette di cambiare vita e di ricominciare?
e chiaramente ci vuole dietro una sfida così grande pianificazione, coraggio, determinazione, ma soprattutto la visione di dove si vuole andare e di chi si vuole essere. Quella è stata la chiave di successo del mio cambio vita. Allora, tu hai battuto, hai infranto 4 Guinness World Record e quindi forse sembra un po' strano che tu ti possa essere posta questa domanda nella tua carriera, ma ci sono stati dei giorni in cui hai pensato adesso mollo perché non ce la faccio? Veramente non ho mai pensato adesso mollo perché non ce la faccio, ma ci sono stati tantissimi giorni, soprattutto durante il Giro del Mondo, in cui volevo prendere la bici, buttarla e dire ma chi me l'ha fatta fare? Però non ho mai pensato di tornare a casa o che non ce la potessi fare. Ci sono stati tantissimi giornate difficili, frustranti, dove dormivo pochissime ore, dove avevo male dappertutto e dove appunto non ero controvento, c'erano magari tanti chilometri che mi mancavano nella giornata con la pioggia a 0 gradi. Quindi ci sono stati tantissimi momenti di difficoltà, soprattutto nel giro del mondo, ma anche in tutte le mie imprese successive. Però non ho mai pensato di mollare, ho sempre avuto il mio obiettivo molto chiaro in testa e questo sicuramente mi ha permesso, soprattutto andando avanti a micro obiettivi e quindi a piccoli passi, di raggiungere poi il grande obiettivo finale che mi ero posta. Credi che la tua storia, che il tuo esempio possano avvicinare altre donne, giovani o non giovani, al ciclismo, o credi semplicemente che la tua sia una storia interessante ma più motivazionale in senso astratto? No, assolutamente. Io penso che tutti e tutte, soprattutto, possano fare quello che ho fatto io. Non c'è nulla di assolutamente difficile, impossibile. Beh, difficile magari sì, però non impossibile. Difficile sì, perché 220 al giorno, insomma, difficili sì. Sì, forse da quel punto di vista sì, però penso che la mia storia non sia solamente ispirazionale dal punto di vista astratto, ma che possa essere un esempio per tante donne e non solo, per decidere come condurre la propria vita, quindi anche nel momento in cui si vuole fare un piccolo grande cambiamento ma non si ha il coraggio di farlo in qualsiasi campo della propria vita, ecco, penso che la mia storia possa aiutare e può aiutare anche tante donne a prendere la bicicletta e a provare a pedalare, che dal mio punto di vista sicuramente è uno degli sport più belli al mondo, ma perché quando sono in bici, soprattutto dal punto di vista di una donna, si prende anche molta forza, molta consapevolezza di sé e molta autostima. E quindi mi sono resa conto, confrontandomi con tante anche ragazze che mi seguono, che mi prendono ad esempio, che il ciclismo soprattutto aiuta noi donne nell'autostima e nel porci poi obiettivi sempre più sfidanti e più grandi. Senti, ma c'è mai stato qualcuno che proprio fisicamente, magari a uno degli incontri che fai o alla presentazione di uno dei tuoi libri, ti ha detto, dopo aver letto la tua storia ho preso la bici, cioè mi hai avvicinata in qualche modo al ciclismo e vorrei fare più o meno la stessa cosa? Sì, ci sono state tantissime persone, ci sono persone che hanno addirittura cambiato la propria vita seguendomi anche. C'è un carissimo amico che mi ha seguito quando ho pedalato da Milano fino a Oslo, che prima faceva l'ingegnere e poi mi ha seguito nel team, e alla fine della pedalata Alessandro ha deciso di cambiare vita, di licenziarsi e adesso fa la guida turistica in bicicletta. E poi ci sono tante ragazze che mi scrivono spesso, che hanno iniziato a pedalare prendendomi esempio, tante persone anche che incontro durante il percorso, che hanno letto i miei libri oppure mi seguono sui miei social e che prendono esempio e vengono un po' spinte e motivate da quello che faccio io. Senti, la tua ultimissima impresa è quella che ti ha portata per l'appunto a Milano, anche soprattutto a favore della tutela ambientale, inquadrata all'interno della campagna Mi Illumino di Meno. Quali sono i tuoi prossimi programmi a questo punto?
programmi ce ne sono sempre tanti, poi quando si fanno queste imprese non si vorrebbe mai tornare a casa, si continuerebbe a stare in giro per il mondo con la propria bici. Diciamo che l'obiettivo quest'anno è di piantare 2022 alberi in Italia, uh-huh. e quindi l'obiettivo è quello di continuare la mia campagna per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e promuovere ancora di più la sicurezza del ciclista sulla strada, che è quello che sto portando avanti, anche perché dopo aver pedalato in giro per l'Europa, essermi resa conto di quanto soprattutto i paesi nord europei siano sviluppati dal punto di vista della mobilità sostenibile, spero veramente di essere stato esempio in Italia e di esserlo per creare nuove infrastrutture e per permettere ai turisti di venire a pedalare da noi e continuare a parlare quindi di mobilità sostenibile, di sostenibilità ambientale e chissà, continuare a girare il mondo con la bicicletta per emozionare anche chi mi segue e per continuare a essere un esempio per tutte le donne che in questo momento magari sono un po' affrante da quello che succede intorno a noi, invece dentro di noi c'è sempre una grande positività che viene fuori anche nei momenti più difficili. Hai perfettamente ragione. Senti, ma io volevo sapere a quanti alberi siete arrivati in questo marzo 2022, perché 2000 e passa alberi sono tanti. Sì, sono tanti, è una sfida importante, però abbiamo superato i 300 alberi e quindi sono certa che arriveremo alla fine con l'obiettivo raggiunto, ma non si fermerà a fine di quest'anno, sicuramente proseguiremo anche negli anni successivi, sempre o con gli alberi o con delle altre tematiche, ma l'albero per me è diventato super importante perché quando pedalo lo vedo in continuazione, quindi certo. Anche quando mi alleno io vedo tutte le stagioni che cambiano, lo vedo d'inverno, spoglio, l'autunno con i suoi colori bellissimi, in primavera che esplodono i fiori. Quindi sono molto vicina alla natura grazie alla mia bicicletta e soprattutto agli alberi, visto che alla COP26 di Glasgow dell'anno scorso è stato detto che è assolutamente importante e necessario piantare milioni di miliardi di alberi entro il 2030 ed entro il 2050, penso che questo progetto non si fermerà, ci sarà ancora tanto bisogno di alberi, tanto bisogno di sicurezza del ciclista sulla strada, soprattutto certo. Qua in Italia. E poi il mio sogno è, spero, di diventare presto mamma, quindi di unire tutte e tre le cose insieme. Senti un po', ma come si piantano questi alberi? Come ti si può aiutare in questa campagna? Mi si può aiutare andando sul sito dell'associazione con cui sto piantando questi alberi, che è Wow Nature, che è uno spin-off dell'Università di Padova, uh-huh. e si può andare sul sito www.wownature.eu/by43, scegliere le aree che si prediligono in Italia, scegliere la pianta che si decide di piantare e adottando il mio codice sconto e di attivazione wow-by43, le persone possono adottare un albero e questo albero rientrerà nel progetto dei 2022 alberi che sto cercando di mettere in tutta Italia. Senti un po', ma il sogno, al di là del sogno personale di cui mi hai parlato poc'anzi, insomma, la tua prossima impresa dove vorresti che si svolgesse, quale tema vorresti che toccasse e quale area geografica magari? Pensando a tutto il mondo, sicuramente le aree che mi mancano e che vorrei concludere prima della fine della mia vita sarebbe dall'Alaska alla Patagonia e quindi attraversare l'America da nord a sud, visto che ho fatto il giro del mondo, ma l'ho fatto da ovest verso est, lo vorrei fare da nord verso sud. Però, e poi vorrei attraversare l'Africa perché durante il giro del mondo non l'ho toccata, uh-huh. Sono andata in Uganda a portare le 100 biciclette, ho donato a 100 donne nella zona del Karamoja, ma non sono stata in Uganda, non sono stata in Africa in biciclette, quindi mi piacerebbe fare dal Cairo fino a Cape Town, attraversare tutta sì. l'Africa e poi per finire fare la Via della Seta da Venezia a Pechino. Così avrei concluso, diciamo, quasi tutti gli stati del mondo e sarei veramente soddisfatta.
ma tutto questo sempre, come ho detto prima, abbinata comunque a una campagna sociale e in questo momento decisamente legata alla sostenibilità ambientale, che penso che sia il tema che più di tutti dovrebbe essere di nostro interesse, perché può succedere qualsiasi cosa in questo mondo, in questo momento nel mondo, ma se noi non ci occupiamo di quello che è al di sopra di noi, che è la natura, tutto il resto viene sempre meno. Quindi in primis questa attenzione verso la natura è importantissima per la nostra sopravvivenza. Assolutamente sì, parole sante. Io ti ringrazio per essere stata in nostra compagnia, ti lascio tornare a casa, anche se forse non vuoi tornare a casa, perché mi hai detto prima che dopo questi viaggi voglia di tornare a casa poca. È vero, è vero. Però ogni tanto va bene, quindi torno e poi magari riscappo di nuovo. Grazie a voi per tutto. Grazie mille per essere stata con noi, ti seguiremo nelle prossime imprese. Grazie. La nostra trasmissione un po' particolare di questa settimana finisce qui. Se volete rivedere tutte le nostre puntate le trovate sul sito www.milanolnews.it. Milanol News è anche sui social, ovviamente, siamo su Facebook, su Instagram e siamo recentemente sbarcati su LinkedIn, per quelli diciamo più seri di voi, quelli un po' più professionali. Trovate tutte le nostre trasmissioni, non solo Women All Sport, ma anche tutto il nostro palinsesto. Vi lascio quindi alla nostra programmazione, vi ringrazio per essere stati con noi e alla prossima settimana. Ciao!